A cura della redazione online il Premier Giorgia Meloni al termine del vertice, Cina. Un compromesso importante sull'Ucraina. L'Africa era centrale. Anche grazie all'Italia, lo ha detto il Premier Giorgia Meloni al termine del G20 di Nuova Delhi. Il Premier italiano ha ringraziato e si è congratulato presidente indiano Modi per un vertice che si è rivelato difficile. L'Italia ha offerto collaborazione alla presidenza indiana fin dall'inizio. Soprattutto perché continuiamo a essere convinti che il G20 sia un forum multilaterale strategico. Nella misura in cui permette dialogo con i paesi emergenti e quelli del sud del mondo. Ciò si inserisce in un significativo protagonismo italiano nella rete di connessioni energetiche, fisiche e digitali su cui lavoriamo. Un compromesso importante sull'Ucraina. Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all'Ucraina, ha detto Meloni, non era un risultato scontato se si tiene conto che le riunioni ministeriali si sono concluse tutte senza una dichiarazione finale. Si tratta di una dichiarazione di compromesso. Ma la ritengo comunque importante in questo contesto. Con la Cina per approfondire partenariato bilaterale. C'è voglia di dialogo. Il primo ministro è tornato a parlare del colloquio avuto con il capo del governo cinese, Li Qiang, e dell'addio alla Via della Seta, un cordiale e costruttivo dialogo su come approfondire nostro partenariato bilaterale. Intendo mantenere il mio impegno a visitare la Cina, ha ribadito Meloni. Avrà più senso andare in Cina quando avremo più informazioni sulla nostra cooperazione bilaterale e su come svilupparla. L'uscita dalla Via della Seta non compromette i rapporti. Ma la decisione va ancora presa, ha assicurato il primo ministro. Il governo italiano è stato invitato al Belt and Road Forum. Ma ieri non ne abbiamo parlato con il premier cinese. L'Africa è una questione centrale nel G20. L'Africa è stata al centro dei lavori del G20 e anche noi consideriamo questo un nostro successo, sostiene il primo ministro. L'Africa sarà anche uno dei temi centrali che porteremo al G7 del prossimo anno. Abbiamo nominato figura tecnica riconosciuta per la BEI. Nessuna scelta politica. Abbiamo nominato una figura tecnica riconosciuta da tutti per la BEI. Non abbiamo fatto scelta politica. Ho letto nel dibattito che potrebbero esserci delle scelte politiche. Ma sarebbe un errore. Se dovessimo sottoporre le massime istituzioni europee alle scelte dei partiti, mineremmo queste istituzioni. Dobbiamo essere molto cauti. Ha detto Meloni riferendosi alla candidatura di Daniele Franco alla guida della BEI. Vorremmo una risposta. La questione è stata sottoposta a Gentiloni da Giorgetti. Sostiene il presidente del Consiglio. Ai, oggi è l'intelletto che rischia di essere sostituito. Meloni si è poi soffermata sul tema dell'intelligenza artificiale che deve ricevere maggiore attenzione da parte dei leader mondiali. Non possiamo non considerare